Un saluto a tutti da Snowkills e benvenuti in questo primo video della serie di Call of Duty Infinity Warfare. Ho deciso di prenderlo, ragazzi, perché è il primo Call of Duty sul PC che prendo, perché quello precedente mi si era rotta la PlayStation quando ho iniziato praticamente il canale, quindi non l'ho preso e probabilmente sarà anche l'ultimo perché sono veramente tutti uguali e io ormai li compro più per abitudine che per altro, anche perché sul PC c'è davvero tanto, anche gratis, quindi. Però volevo andare a fare la storia che non ho mai visto e mai aperto finora. E quindi volevo iniziarla con voi qui in una serie di video. Di tutti questi livelli di difficoltà, io direi di fare soldato, anche perché è inutile prendere livelli troppo difficili che comportano soltanto più tempo a superarli. Quindi, giusto per non fare recluta proprio facile, magari facciamo soldato. La Terra non aveva abbastanza risorse per le proprie necessità. Così ci siamo spinti oltre i confini della nostra atmosfera. Nella nuova frontiera potevamo ricominciare da capo. Invece è nata un'insurrezione totalmente slegata dal luogo che chiamiamo casa. Nuove regole, nuove ambizioni. Un nuovo nemico. Il Settlement Defense Front ha formato un esercito e ottenuto l'indipendenza con massacri e violenze. Non sono rivoluzionari. Sono assetati di potere. Saccheggiano colonie, rubano risorse. Beh, e il solito tramone, diciamo. Usano la loro flotta per tagliarci fuori dalle risorse che ci servono per sopravvivere. La loro missione è sterminare tutti i terrestri. Oggi l'SDF è una macchina da guerra comandata dai militari. Se trovasse un leader forte, si mobiliterebbe alla conquista della nostra patria. Ok. Warlord, Whiskar 1, in attesa di ordini. Ricevuto 1-1. L'SDF ha attaccato un nostro centro di ricerca sugli armamenti. Riteniamo sia parte di un'operazione denominata Raya. Pare che il bersaglio sia un'arma sperimentale. Dovete recuperare questo prototipo e distruggere il sito prima che l'SDF lo trovi. Ricevuto, Warlord. Ok, prima missione. Un minuto! Alleati? Nessun segnale dalla struttura. Prendiamo l'arma e facciamo saltare tutto. Controllo! Sistemi OMA online. Regole di ingaggio? Via le sicure! Andiamo! 10 secondi. Ok. Porta! Vediamo un po', si apre. Io all'inizio non ci capisco veramente mai una mazza. Allora. Dai, Wolf! Pronto. Tieni premuto. Via! Vai. Via, via! Tanto questo code che sto giocando anche con il joystick, perché ho notato che Call of Duty con la tastiera mi stava facendo male, con il mouse e la tastiera mi faceva male il polso, e quindi niente, lo gioco col joystick come quando avevo la console, però col joystick Xbox, quindi anche il mio joystick, ecco appunto, mi sono schiantellato come un idiota. Perché non ho premuto a sufficienza. Ok, riproviamo. Via, via! Va, spostati, va. Ok, ora mi colgono un pochettino più preparato. Ok. Anche se sembrava che anche questa volta si schiantassero. Ok. Un bel po' freddo. Ricevuto 1-1, il punto di inserimento più sotto, 23 metri a nord. Ricevuto, in movimento. Rilevo due bersagli in basso. Scendi, fagli fuori. Mamma mia.
Sides, okay. Vai davanti. Ci siamo impadroniti. 1-1 al Reaper. Tiratori situazione. Set nell'area operativa. Contatto imminente. Ricevuto, riferisco. Chiudo. Proviamo l'arma prima che lo facciano loro. Punto d'ingresso a 30 metri davanti a noi. Avanziamo. Reaper, ci avviciniamo al punto d'ingresso. Attenzione, truppe SDF in tutta l'area. Nessuna scansione termica alla vostra profondità. Occhio. Prepariamoci. Facciamoli fuori e basta. Sul tetto. Wolf, prendine una. Noi pensiamo agli altri. Mamma mia, se fanno malissimo. Non fermatevi. Occhio al barco. Mi hanno giudiziati. L'SDF vuole armi, non prigionieri. Bersagli multipli. Siga fuori. Ricevuti. Ok. Libero. Okay. Dividetevi. L'arma è nell'armeria blindata. Mezzo chilometro. Che ha? Forse devo fare ok. Serve un'antigravità. Ricevuto. Cosa sta? A terra. Ah, è un'antigravità. Qui si vola. Forti, qui. Ok. E a terra. Attenzione agli angoli. L'operazione Raya non deve riuscire. Una volta presa l'arma potrò attivare la sequenza di autodistruzione. Ricevuto. Laboratorio in vista. All'attacco. Ma sterminiamo del passo. Non fermiamoci. Porca, la mitraglietta va meglio da vicino. 1-1, siamo quasi in riserva, non avete molto tempo. Stato attuale. Ci avviciniamo al bersaglio. Recupero tra 6 minuti. Chiudo. Il terminale è dall'altra parte. Appena in tempo. Abbattila, Sipes. Dai. Via libera. Ci siamo, camera blindata in vista. Reaper, siamo nell'armeria. Procediamo al recupero dell'arma. Ricevuto 1-1, l'arma è nella camera blindata. Attenzione, il SDF sta prendendo il controllo dei robot. L'arma è dietro quelle porte. Tocca a te, Wolf. E apriamole ste porte, dai. Sì, Sipes, potrebbe servirci. Qui Wolf, modello occupato, stessa tecnologia. Era l'obiettivo dell'operazione Raya. Dai, ci abbiamo l'armozzo. Reaper, abbiamo l'arma. Confermare l'autodistruzione. Roger, sequenza di autodistruzione. Ma dove sono andati tutti i miei compagni? Attenzione, sono in arrivo oltre 50 tra soldati e mezzi del SDF. Dovete andarvene subito. Ricevuto, in movimento. Ci vediamo tra 5 minuti. Dai. C'è poco tempo, forza! Attenzione, autodistruzione. Andiamo qua? Dove si va? Fuoco volontà! Mamma mia. Fa proprio male questo. Oh oh, finito. Cazzo. Ah, me l'ha sostituito. Che cos'è che devo attivare? Dov'è che devo andare? Non ho mica capito. Ah, ok, una mezza specie di boss. Ma mi fanno, Oh, oh. No.
What the fuck? Ho preso per ragione, metto. Oh cazzo. Ah, ok. Anche un po' scene già viste, diciamo. Ok, ci ritroviamo come al solito a terra con un minimo di possibilità di ruotare la visuale. Un po' insomma come tutti i code sono un po' tutti così. La stessa broda sempre presa e rimpastata, insomma. Se avete giocato altri code, cambiate le texture, ecco che sono tutti uguali. Solo noi. E la nave che abbiamo appena distrutto? Ai miei serve un medico. Ti preoccupi per i tuoi uomini? La preoccupazione offusca il giudizio. Questo è infame proprio. È per questo che non vincerete mai questo posto. Che non gli puoi nemmeno sputare, perché se gli sputi ti rimane sul vetro. Non è più vostro. Uccidete. Ecco. Mi sta uccidendo come al solito. Usiamo un qualcuno che poi muore. Azzo, che brutto modo. Ah. Cos'è Raya? Non lo sappiamo. Il visore ha smesso di trasmettere. Nessun contatto in 18 ore. Il SetDef non ha richiesto nulla. Il Settlement Defense Front non richiede niente. Si è preso il nostro pianeta. Ha giustiziato 3 uomini e abbattuto un pilota. I nostri dovevano acquisire armi segrete in una struttura dismessa. Quella struttura è top secret, ammiraglio. Che ci faceva il SetDef in quello spazio aereo? In base agli accordi, tutte le nazioni hanno accesso illimitato. Signore, l'obiettivo richiedeva una squadra completa, non solo 4 uomini. Tenente Reyes, le consiglio di moderare i toni in questa sede e di cambiare atteggiamento. Chi altri ne ha al corrente? Al momento, solo il comando aereo congiunto e lei. Lo sa che questo è un atto di guerra, ammiraglio. Dovremmo essere là fuori in pattuglia, non qua giù a festeggiare. Se dovesse scendere, la flotta SDF sarà battuta dagli ATIS. Quindi ce ne stiamo con le mani in mano a goderci la nostra bella parata. Tenente Reyes, non mi freddo. Certo che graficone. Il mio istinto, che le assicuro è allineato con il suo, mi dice che dovremmo contrattaccare. Perché non lo facciamo? Quelli sono politici, Reyes. Brucerebbero qualsiasi bandiera pur di restare al calduccio nelle loro case. Quella gente se la fa sotto dalla paura alla semplice idea di lanciare un'offensiva. Senza una guerra, i guerrieri non comandano. Potremmo arrivare troppo tardi, signore. Esitare uguale buco nella testa, ce lo ripeteva di continuo all'Accademia. Capite il problema e risolvetelo. Ha sempre imparato in fretta, tenente. Lo Stratcom sa delle nostre preoccupazioni. Ora come ora l'uso della forza non è neppure considerato come un'opzione. Sono le leggi della guerra, figliolo. Grazie per l'aggiornamento, signore. Ammiraglio, E3N in posizione sul tetto. Grazie, sottufficiale. Che significa E3N? Vada a vedere lei stesso. Resterà a bocca aperta. Può andare. Quanti? 4 uccisi. Europa? Sì, il fronte era già lì. Ha saccheggiato la struttura e ucciso la squadra. Figli di puttana. Questa cosa è assurda. Dovremmo essere di pattuglia con i... Non può dire cazzo. Il capitano Holder lo sa? Negativo. Oggi la Retribution non è una nave da guerra. Fa solo scena. L'intera flotta è qui a Ginevra. Non mi piace. Lo facciamo ogni anno, Salt. Beh, non perdiamoci la festa.
Dopo di lei, tenente. Molte grazie. Ora comincia la missione numero 2, quindi diciamo che abbiamo finito per questo video. Lasciate un bel like se vi è piaciuto, così che continuo la serie a farvi vedere questo gioco nel caso non lo avete preso e vi interessa. Un saluto a tutti da Snowkills e ci vediamo come sempre nel prossimo video.